Ciao a tutti e benvenuti a La Bottega dei Burattini, la rubrica dedicata alle interviste con i costruttori di burattini e marionette. Oggi abbiamo con noi un artista che lavora tra Roma e Berlino. Costruisce pupazzi per compagnie e teatri non solo di tutta Europa, ma di tutto il mondo, utilizzando i materiali più diversi. Eccoci qua, ciao Ilaria, ben trovata, come stai? Bene, bene, fa fresco. Fa fresco lì a Berlino. Sì, beh, fa sempre fresco qui a Berlino. Dai, è un piacere averti qui in questa rubrica dedicata a costruttori di marionette, burattini, pupazzi. Te hai un'esperienza enorme. E per quel che ne so, anche un'estrema versatilità per quel che riguarda le produzioni e i materiali. Vuoi raccontarci un po' i vari materiali che utilizzi, quelli che sono magari secondo te i pregi o i difetti di ogni materiale? E magari ci dici anche il tuo preferito. Beh, il mio preferito è senza dubbio il legno, cioè, perché è bellissimo. È bellissimo, ma è anche poco utilizzabile, perché è molto difficile, innanzitutto, trovare chi è in grado di utilizzare delle marionette di legno. Tende ad essere pesante, è molto utilizzato nelle tecniche tradizionali, mentre per il teatro moderno e appena vai su proporzioni più grandi, ovviamente non puoi usarlo, quindi alla fine è meno pratico, mentre più pratici sono le varie gommapiume, il termoplastico, che è un materiale nuovo, relativamente nuovo, carta incollata, cioè ce ne sono una quantità mostruosa di materiali utilizzabili. E ovviamente poi ogni volta che elabori un progetto vai a scegliere quello che è più adatto a ciò che il pupazzo o la scenografia, quello che devi costruire, se lo applichi sopra. Cioè, se uno deve muoversi e avere espressioni facciali è meglio la gomma piuma, se deve essere particolarmente leggero con meccaniche dentro la carta incollata o il termoplastico, ce ne sono molti e la cosa bella è che appunto sono utilizzabili anche in combinata, nel Ah, senso che uno non interessante. tradisce l'altro. Interessante, quindi puoi sfruttare magari per certe parti alcuni materiali e per altre altri materiali. Ma è per forza, è inevitabile perché tendi a cercare di utilizzare caratteristiche stesse del materiale a tuo vantaggio. Sulla base anche del risultato che vuoi ottenere diciamo, del lavoro che ti hanno commissionato, perché se non sbaglio te costruisci molto su commissione, un po' per teatri e compagnie di tutto il mondo. Sì, certo. Per cui a seconda del va insieme il budget, le caratteristiche che deve avere, quanto deve resistere anche nel tempo, e si valuta su quale sia quello più adatto per tutte le sue caratteristiche, anche economiche. Qui ogni volta è una sfida, diciamo che non ti annoi mai. Sì. Bello, no? Anche perché io a me stessa altrimenti farei degli sconti, cioè se una meccanica è particolarmente complicata, trovo delle scuse fantastiche per non farla. Mentre Esatto, ti capisco. se mi costringono, allora poi devo trovare la soluzione e quindi la trovo. Però, insomma, non necessariamente, cioè, non mi complicherei la vita così tanto. Mentre mi piace avercela più complicata possibile perché mi diverto di più. Ottimo. Allora, visto che hai competenze con così tanti materiali, se hai piacere, magari hai portato di mano un esempio di alcuni di questi materiali che ci vuoi mostrare e di cui ci Guarda, vuoi raccontare qualcosa.
faccio su come li hai realizzati. Perché allora te ne parlavo prima. Allora, questo è un termoplastico, questa è una lontra, e lei ha la meccanica degli occhi, no? Adesso non gliel'ho ancora completamente montata perché questo è un prototipo. Però vedi che è termoplastico, c'è vetro, c'è il legno, c'è l'acciaio della meccanica. Per cui è già un misto mostruoso. Combinazione di materiali. Sì. Ok. E per lavorare un termoplastico così te prepari un modello, immagino. Faccio un... Me lo sono inventato il modo in cui lo uso, per cui non... Ma è un materiale nuovo, per cui ciascuno un po' se lo inventa a Inventa. seconda delle sue esperienze, di quello che sa già fare, quindi poi glielo adatta sopra. Io lo utilizzo come la carta incollata, per esempio, per cui faccio una creta e poi ce lo appoggio sopra, lo ribalto e dentro ci attacco le meccaniche. Ok, lo scaldi perché prenda la forma del modello su cui l'hai appoggiato, immagino. Beh, sì, lavora con col phon termico. Poi uso anche il saldatore perché mi piace fare dei bordelli. È un agente fantastico. E anche lui è una mista perché c'è cuoio, c'è la scopa, ci sono delle zanne vere, legno, delle molle, tante campanelle. Meraviglioso, meraviglioso. Sì, in base alla anche oltre alla proprietà, diciamo, mi verrebbe da dire, guardando anche questo pupazzo, oltre alla proprietà meccanica del materiale, anche in base alle proprietà estetiche che deve avere. Per cui, non so, per fare le orecchie, magari è più idoneo un certo tipo di materiale. Ma sì, ma perché poi lo devi adattare anche, cioè il termoplastico ha un problema, che se si sbatte tra sé e sé, questa è plastica, cioè suona malissimo. E quindi anche per evitare, per fargli fare un bel rumore, non puoi avere quel tac vuoto del plasticone. Bellissimo, questo pupazzo per me è meraviglioso, anche il tipo di movimento che ha. Ci deve essere anche uno studio incredibile cioè, tante prove per trovare, non so, la resistenza della molla giusta perché le braccia, perché le zampe anteriori dobbino in quel modo. Io me le faccio le Te le molle, prepari? Acciaio cioè armonico? aggiungo Con l'acciaio armonico? sì, per cui alcune le compro, però le modifico oppure me le faccio perché hai bisogno sempre di lunghezze, diametri, Certo, resistenze, certo. pinte diverse, per cui a seconda di Diciamo quello che serve, se lo trovi bene, se non lo trovi meglio che se lo farlo. fai. Poi diciamo che col tempo probabilmente avrai anche acquisito quell'intuito per cui quando devi ottenere un certo effetto, abbastanza spontaneamente riesci a produrre la molla adeguata. Ah, vabbè, ma è esperienza, eh. Cioè, Esperienza. alla quinta molla che hai fatto hai un po' che Ci hai preso un pensare. po' la misura. Ma sì, per forza, ma anche della resistenza del diametro dell'acciaio stesso, perché vado a smontare le corde di chitarra oppure l'acciaio che compro, riciclo un sacco di roba. Per cui cioè, lo senti quando è giusto, lo senti anche soltanto toccandolo. E anche Certo. diciamo, Vai. questo è uno da tavolo che ha come caratteristica quello di essere utilizzabile da una persona sola, per cui lo fai o cioè, le mani vengono mosse o a mano così oppure con un Pacchetto. cavo esterno, però lui di suo ha la camminata già controllata da dietro, per cui io con la mano della testa ho sia la camminata, il movimento della testa e un controllo sul corpo ed è una mano sola. Questo è Bellissimo. uno. Bellissimo. Ah, tra l'altro ha una camminata bellissima questo Ma sono dei pupazzo. pattazzi, quel pattazzo che ha un altro tipo di controllo e lui è un po' più sghembo, quindi. E quindi ho cambiato il tipo di controllo che gli ho messo, che mi è L'impugnatura, certo. piaciuto Quindi lei ha e... mantenuto un principio, sì, il principio è simile, però con un'impugnatura differente. Esatto, è lo stesso principio, ma su questo principio io lavoro da un pezzo, di avere tutto quanto controllabile da una mano, per cui è una cosa che faccio anche per i pupazzi grandi,
dare la possibilità che con una mano tu dalla testa già hai il controllo fino ai piedi, per cui la camminata è invitata e devi solo spostargli il baricentro e lui già calcia, che almeno non hai bisogno di trovarti in quattro su un pupazzo solo, ma alla peggio due, che già è una gran cosa. Sì, sì. Soprattutto perché le compagnie non hanno sti gran fondi mostruosi e molto spesso non se le possono permettere di avere quattro manipolatori. Come fanno? Cioè, fisicamente Lavoro meccanico, dici, diciamo, può andare a semplificare molto anche la parte di messa in scena. Una meccanica fatta bene, realizzata in modo da semplificare il lavoro del manipolatore, da accentrare su un manipolatore la maggior parte delle funzioni, può essere, insomma, può essere molto utile. Vabbè, ma perché lo rende direttamente controllabile, senza dispersione di alcun tipo. Cioè, se tu devi stare troppo tempo a pensare che cosa diavolo, dove è andato a finire il tuo piede, già metà del tuo cervello non sta più attento all'intenzione, a che cosa deve fare, ma solo a mi si è stortata la gamba. Sono delle, in realtà influisce molto poi sul lavoro dell'animazione stessa, il fatto che lui vada da solo anatomico o non ce la farà mai. Certo, la costruzione è determinante in quel caso. E hai anche qualcosa in gomma piuma da farci vedere? Che so che usi anche gomma piuma. Ho un ratto. Meraviglioso. È lui, però adesso dove ti avevo messo? E lui ha la doppia controllo, per cui... lui fa il ratto nella vita, è una di quelle da televisione, no? Per cui questo è un prototipo. Però lui apre la bocca, fa i suoi discorsi, sniffa le cose e poi ha le braccia mobili, sia dall'interno che dall'esterno. Fantastico. E hai voglia di farci fare un giro del laboratorio, visto che sei nel laboratorio, ci vuoi mostrare qualcosa? No, ti faccio fare un giro così, brutale, brutale. Tom. Allora, questo è ciò che hai già visto, loro due. Poi qui c'è una casa. Aspetta, non posso... c'è questo che ha un controllo ancora diverso perché ha la testa completamente mobile. Anche questa è controllata solo da una mano e l'altra invece è libera. E l'altra, certo. C'è lei che pende e pende sempre mostrandomi il sedere. eccolo qua. Poi c'ho un maiale da corsa. Che legno usi per l'intaglio? Tiglio perché è quello che più... Ah, questo è un misto. Qua c'è termoplastico e lino e metallo. Per cui ho fuso il metallo e poi l'ho applicato sopra quel misto mostruoso che c'era già la mia prima marionetta. Poi questi sono dei bellissimissimi attrezzi, bellissimi. Costano un occhio della testa, ma valgono tutto quanto. Poi degli altri esperimenti, poi vabbè, varie. Lui suona. Poi c'è una signora molto ostile, un anziano che guida l'auto, ma l'auto in qualche maniera gliel'hanno requisita, per fortuna. Un diavolo! E poi queste sono delle altre, sempre su con la camminata invitata, per cui tu hai il controllo dalla testa e poi le gambe vanno dietro. Poi ci sono loro, che sono dei giornalisti, un po' scimmie. E poi c'è la mia pianta, che è molto bella. Delle marionette, dei burattini normali. Fantastico. Poi è proprio un tocco, una mano nell'intaglio che è veramente eccezionale. Ilaria, io ti ringrazio. Sei stata gentilissima e disponibilissima a raccontarci tutte queste cose del tuo lavoro e poi speriamo di vederci presto.
presto anche dal di vivo. persona. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Ilaria. Ciao, buona giornata.